Cari telespettatori, buonasera e benvenuti all'ultima puntata di Primo Cittadino del 2019. A chiudere questi appuntamenti con i sindaci del territorio è il sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci. Buonasera sindaco e benvenuto nei nostri studi. Buonasera Simone, grazie per l'invito. Intanto ricordo ai nostri telespettatori, prima di fare un po' di raccontare il suo percorso, la sua storia, la sua esperienza politica, ricordo a tutti i cittadini, tutti i telespettatori che possono intervenire in diretta telefonando lo 0721 86 14 33, oppure potete inviare un messaggio anche con WhatsApp al 338 49 68 250. Siamo in diretta, per cui brevi messaggi di testo, altrimenti facciamo difficoltà a leggere, insomma, un testo davvero lungo. Dicevo, sindaco, partiamo dalla sua esperienza politica, perché dopo un lungo lavoro di opposizione lo scorso mese di maggio è stato eletto sindaco, primo cittadino di Monbaroccio, con oltre il 52% dei voti, quindi possiamo dire che sostanzialmente lei ha doppiato i suoi due avversari. Com'è stata questa esperienza? Quindi ci racconti un po' il percorso fatto. Un percorso lungo. Percorso lungo, importante, che credo che la gente abbia premiato per la costanza, per la coerenza, per essere stato sul territorio, ma anche per quello che è successo sulla base di un referendum che ha sancito la volontà popolare, con un 66% circa di no per l'incorporazione del comune di Pesaro. Quella volta fu un percorso intenso, un'altra campagna elettorale forse ancora più sentita. E quindi credo che la gente abbia premiato il fatto di aver lavorato sulle carte, aver lavorato sui documenti, essere stato sul territorio. Una politica fatta sul territorio, quindi tornare in mezzo alla gente, ascoltarla, confrontarsi, raccogliere le opinioni e le idee e portarle in seno di un consiglio comunale che poi come minoranza magari non ascoltano, ma come maggioranza spero di avere l'onore di portare avanti fino in fondo. Al suo fianco ha voluto due donne. Ho voluto due donne in giunta, ma una scelta ponderata. Un percorso, un passo indietro, non mi sono esposto come sindaco, ma è stato un gruppo che ha scelto il mio nome per portare avanti le volontà. È un programma prima e le persone poi. Abbiamo Sara Sentini, la dottoressa che è vice sindaco, e Monica Sani, insegnante e dottoressa, che sono due figure importanti, come anche sono le figure importanti che sono in consiglio con me, perché si è fatta una scelta molto chiara e mirata quando siamo partiti. Scegliamo delle professionalità e delle persone, e mi sento oggi, dopo sei mesi che siamo sul territorio e in seno in consiglio, che ho veramente delle grandi professionalità intorno. Monica Sani sta seguendo egregiamente quello che è l'aspetto della scuola, Sara Sentini sul sociale sta facendo un lavoro enorme, così come gli altri consiglieri, perché abbiamo fatto una scelta: ogni consigliere ha una delega, così che possa veramente essere partecipe e parte importante in seno al Consiglio e alla comunità tutta. Sono passati già anche 4 anni dalla sentenza del TAR, la sentenza che ha annullato il referendum accogliendo la sospensiva del Comitato che era contrario all'incorporazione con Pesaro. Un percorso vinto più volte, sia in termini giuridici, e oggi, 3 giorni fa, festeggiavamo i 4 anni della sentenza, perché comunque abbiamo vinto prima a livello giuridico grazie anche all'apporto di tutti gli avvocati, in particolare di Salvatore Gentile dalla Sicilia, che saluto a cuore aperto perché ci ha dato una grandissima mano, pur non essendo di Monbaroccio direttamente, ma indirettamente sì, perché il babbo suo è stato segretario negli anni 70 a Monbaroccio, quindi un grandissimo ricordo, e ha fatto l'infanzia. Ha un legame indiretto. Immenso. E quindi prima dicembre abbiamo vinto a livello giuridico, poi ad aprile abbiamo vinto col volere della volontà popolare. Naturalmente la gente ha capito che, e io continuo a rimanere ferreo su questo punto, cioè che essere sul territorio vuol dire amministrare un territorio, e per capire la necessità di un territorio bisogna starci. Non si può pensare di cancellare un comune storico da una cartina e farlo diventare una frazione di un altro territorio. Questo è fondamentale. Serve amministrare bene, questo sì. Ma le promesse di denaro, le promesse che arrivano chissà da dove non possono essere, non possono avere vita lunga. Anche perché se si pensava a quelle che potevano essere le risorse economiche, non possiamo deciderle noi negli enti locali le risorse economiche, è un ministero che decide quando e come erogarle. Ci può essere oggi un governo che dice che ci siano tot euro per determinati percorsi di fusione. Un domani, se cambia il governo, tale promessa non può essere mantenuta. Così come se cambia un sindaco, perché è pro tempore, sindaco pro tempore, vuol dire che se oggi ci sono io, domani c'era qualcun altro, la stessa promessa non potrà essere mantenuta. E quindi
tanti altri aspetti che riguardano il sociale, che riguardano il rapporto con le scuole, che riguardano tutto un percorso che fa la storia di un territorio. E quindi... C'è anche il Monte Ciccardo, no? Che sta vivendo un po' una situazione simile, i cittadini la stanno vivendo simile perché ci sono delle differenze. Che cosa ne pensa lei? Io mi sono espresso poc'anzi su quello che è il mio territorio e su quello che è giusto che si faccia nei comuni. Cioè i comuni debbano avere un cuore e quindi i loro cittadini devono essere, io ho sempre detto anche poc'anzi da quando sono sindaco, che più che comune tocca parlare, bisogna parlare di comunità. Se si parla di comunità si riesce a portare avanti gli obiettivi con i sacrifici, con le risorse che si hanno, però vivere in termini di confronto, di comunità ha un valore. Monte Ciccardo ha un percorso un po' diverso rispetto al nostro, semplicemente perché ad oggi non ha un'amministrazione comunale, ma è seguita da un commissario prefettizio, quindi ha un percorso un pochettino più lungo. Naturalmente se dovessi votare a Monte Ciccardo io sarei sulla mia stessa linea, perché comunque il futuro di un territorio, anche se lo trasformo in frazione, dipende da chi vive in quel territorio. Vedremo cosa sancirà il 19 gennaio la volontà popolare. Come diceva appunto lei prima, si parlava anni fa di questi 2 milioni di euro persi, no? Perché non c'è stata questa incorporazione, però le cose nel tempo poi possono cambiare. Certamente sì, fino all'anno scorso sembravano addirittura ridotte, se non azzerate, le risorse destinate alle fusioni. Il sindaco mi confronto, io sono anche assessore dentro Pian del Bruscolo e mi confrontai con il presidente Ucchielli, il senatore, che è un pochettino risentì questo percorso, perché anche loro dalla fusione che fecero tra Sant'Angelo in Lizzola e col Bordolo quella volta ottennero degli stanziamenti decennali nel merito. Con il cambio del governo le risorse sono tornate, vedremo poi in futuro cosa succederà. Quanti abitanti conta Monbaroccio? 2100 abitanti circa. Tante anime comunque, un comune piccolino ma che si dà tanto da fare. Nel corso di questa puntata poi vi faremo vedere anche un po' quali sono le iniziative attuali, quelle future. Ma passiamo invece a quello che sono stati i suoi primi mesi di lavoro. Quali sono stati i primi atti che ha presentato, che ha proposto al Consiglio Comunale? I primi atti che abbiamo portato in seno a un Consiglio sono stati, o perlomeno almeno in giunta, sono stati quelli di rivedere un attimino anche quello che era l'aspetto dei conti. Siamo entrati nel merito dei conti perché ci siamo trovati in una situazione che, secondo la detta di chi ci ha preceduto, sembrava che ci fossero 138.000 euro di avanzo dell'amministrazione. Poi abbiamo cominciato, grazie al consigliere Levantini, che è un altro perno fra gli altri che ho nel gruppo, e che ha permesso di lavorare, comunque quei 138 divennero 118. Poi abbiamo continuato a lavorare, quei 118, ogni coperta che aprivamo e alzavamo si riducevano drasticamente, tant'è che mancavano 16.000 euro per il pagamento di una segreteria comunale, una convenzione che avevamo con Cartoceto, avevamo dei ritardi su dei pagamenti nel primo semestre di alcune opere fatte e quindi si è quasi dimezzata quella somma. E quindi abbiamo lavorato per capire che cosa avevamo trovato. Fra le cose più brutte che abbiamo trovato, passami il termine Simona, perché era il fatto di non adempiere a quelli che erano gli introiti derivanti dalla Tari, che erano rimasti inevasi dal 2014 ad oggi, un montante complessivo di circa 580.000 euro che non era stato introitato dal nostro comune. Ma cifre che comunque per un comune come il Baroccio, esatto, sono importanti. Fondamentali. E quindi che cosa avete fatto? Abbiamo cominciato subito a passare, grazie al consigliere Levantini, a quello che era la fase di recupero. Ciò ha svincolato delle risorse, 25-30.000 euro subito, e con Aspes stiamo lavorando per poter introitare quello che manca o provare a cercare di arrivare al massimo per introitare su quello che manca. Abbiamo lavorato sui mutui, abbiamo tagliato subito i tassi di interesse su quelli che la Cassa Depositi e Prestiti erogò, 5,90 i tassi che erano in vigore, siamo passati a un tasso sotto il 2%. Tutte risorse che col taglio continuo e quindi con i risparmi generali abbiamo riportato a casa. Risorse che oggi ci permettono di cominciare a fare piccoli investimenti pubblici che magari poi potremo un attimino affrontare e investimenti che vanno nell'ordine dei lavori pubblici anche grazie alla grande collaborazione che abbiamo con la provincia, che anche seppur verte anch'essa in non bellissime situazioni economiche, comunque si dà un grande affare per il territorio e la collaborazione è costante. Ha accennato di lavori pubblici, abbiamo diverse fotografie e cominciamo a farle vedere ai nostri telespettatori e a commentarle. Dovremmo avere come prima foto il rifacimento, eccolo qua, Ponte del Cimitero. Esatto, Simona.
abbiamo finalmente, questo è un ponte che da quando io ero piccolissimo me lo ricordo sempre allo stesso modo, con le grandissime difficoltà, non fare quegli occhi, io ho quasi 40 anni, però va bene. No, meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai, un ponte sottostante il cimitero, che grazie appunto alla collaborazione con la provincia andremo a rafforzare, ad ampliare, perché viste le vetustà dei ponti, questo aveva necessità importanti. E quindi io per Natale l'accordo con la provincia è che sia pronto e quindi calpestabile. Il regalo di Natale ai suoi cittadini. Un piccolo regalo dovuto, direi, dovuto e necessitante, questo sì. Ed è stata migliorata anche la viabilità della strada provinciale 32, eccola qua. Allora, qui abbiamo, sì, stiamo lavorando sull'SP32 per Pesaro con la provincia, con uno stanziamento di 25-30 mila euro per alcune criticità che ci sono, ma speriamo il prossimo anno di fare degli interventi più importanti. Questa è via Turlo e via Bevano. Sì, via Bevano, dove abbiamo fatto asfaltature a fronte di grosse difficoltà che aveva quella strada, a fronte di alcuni mezzi pesanti che ne passano, ma anche per lavori svolti e lasciata un po' allo stato brado, direi, forse senza un po'. E quindi qui sono stati i primi interventi, come sono stati fatti altri interventi sulla strada cimiteriale, che permette di raggiungere il parcheggio retrostante il cimitero. Siamo intervenuti sull'illuminazione pubblica, intercettando alcune risorse ministeriali per 15-20 mila euro, quindi a fronte di 0 euro che metteremo come casse, introiteremo quello che è un dispendio di energia pubblica a fronte di un 70% di sgravo. Illuminazione a LED. Illuminazione a LED, esatto. Grande lavoro svolto anche dai dipendenti pubblici, dall'ufficio tecnico e in particolare anche il Mirko Ciaffoni, che per noi è un elemento fondamentale perché c'ha delle mani d'oro questo ragazzo e quindi ci dà una grande mano mantenendo in house tutti quelli che sono i lavori da farsi. E questo è importante anche per le casse del comune. Dovremmo avere una fotografia anche della strada per Monte Marino, eccolo qua, una strada bianca. Questa, sì Simone, è una strada che avevano dimenticato per tantissimi anni. Avevamo pochissime abitazioni, è vero, alla fine di quella strada, ma che erano sostanzialmente isolate. La strada era franata più volte, c'è un problema di dissesto idrogeologico adiacente, ma finalmente diventa, è vero che è ancora in breccia, non credo che potremo portare l'asfalto, però diventa una strada veramente fruibile e importante, perché è una vena che collega anche le parti che possono portare a quelle abitazioni e non solo. Ricordo che prima delle elezioni promuovevate delle raccolte firme per far presente ad Adriabus dei problemi di collegamento appunto con i bus Monbaroccio, però le cose sono un po' cambiate. Sì, io ho notato una forte collaborazione da parte di Adriabus, in particolare dell'ingegner Benedetti, perché obiettivamente da giugno subito siamo riusciti ad avere un pullman nuovo per il trasporto scolastico, nonché un ulteriore bus ancora più nuovo che sta viaggiando dalla settimana scorsa sul territorio comunale. Proprio perché c'erano dei mezzi un po' obsoleti. Obsoleti, sì, esatto. Dei mezzi che ho in difficoltà, mi ricordo acqua che pioveva dentro, qualche articolo di giornale che prevedeva, indicava in studenti come spremi agrumi, cioè accalcati. Si è migliorato anche il percorso dedicato alle linee, quindi per rendere maggiormente fruibili e più in sicurezza agli stessi studenti il tragitto verso le scuole. Quindi che è fondamentale per i ragazzi. Fondamentale, perché poi con un'organizzazione di orario si è potuto poi creare un doppio bus che gli permettesse di raggiungere le scuole in maggiore sicurezza. Quindi questo è due pullman nuovi. Esatto. Abbiamo anche delle foto che riguardano ragazzi, sì, però giovani e anziani. Eccola qua, che cosa si tratta? Questo è un grande lavoro che, dico la verità, ogni volta che vedo queste foto mi dà un grande orgoglio, perché sono quelle cose a costo zero e che riesci a fare se c'è collaborazione, se c'è affiatamento, se c'è amore per il territorio. Questo è un gran lavoro che sta facendo in particolar modo la dottoressa Sintini, che è il vice sindaco, che si ha alla delega sociale insieme a Maddalena Tenti, che è il nostro assistente sociale, ma che stanno facendo tutti i collaboratori. In questo caso siamo all'RP, alla Residenza Protetta Beato Sante, dove abbiamo la storia di quegli anziani che vedi di fronte e con le spalle rivolte verso di noi ci sono i ragazzi della scuola, in questo caso credo che sia la primaria. Altri interventi oltre a questo sono stati fatti, ad esempio la dottoressa Sintini si è mossa tantissimo anche con il Cairo, con la festa della Tagliatella, per promuovere oltre alla festa della tagliatella, la festa della tagliatella per i bimbi, quindi leggi e fai la tagliatella, quindi
Per tramandare un po' anche le tradizioni locali. Pasta e mattarello, così nominata quest'estate. È stato un bellissimo lavoro, è stato molto partecipato dai bimbi, dalle famiglie e dai meno giovani. E su questa lunghezza d'onda cerchiamo di creare quelli che sono i valori da recuperare per il territorio. Quello che è il valore di una comunità, quello che è l'esperienza di quelle persone che hanno tanto da tramandare e del futuro che è lì che li guarda, insomma. Rimaniamo lì in zona perché nella parte antistante la residenza protetta, anche lì c'è in progetto qualcosa che riguarda però i rifiuti. Esatto, abbiamo grosse difficoltà come in tanti comuni per i rifiuti, abbiamo trovato quest'area da dedicare in particolar modo agli sfalci, perché abbiamo delle situazioni di sfalci che non sono temperati in maniera corretta, 15 giorni indicati dalla convenzione che abbiamo con Marche Multiservizi per la raccolta spesso non vengono rispettati, anzi si finisce a 30-60 giorni se va bene, e quindi creare un'area dove possiamo fare punti di raccolta penso che possa essere un primo passo per poter far sì che si viva in sicurezza, anche perché abbiamo un'area boschiva molto importante, vedi il Beato Sante, vedi altre aree limitrofe, e quindi creare degli sfalci depositati lì vicino con la secca e con tutto nei periodi estivi potrebbe diventare sempre più pericoloso. Riesce a dare anche dei termini? Io spero che per fine anno, se non inizio anno, sia pronta. Ah beh, quindi insomma, questione di poco tempo. Ci stiamo lavorando, abbiamo fatto già un grosso lavoro, quindi io penso che i tempi siano brevi. Andiamo ad un'altra notizia abbastanza recente, perché nei giorni scorsi, durante la presentazione di Luci nel buio della Shoah, un premio che è ispirato dalla storia della famiglia Sarano, c'è stata una bella sorpresa per tutti i presenti, un collegamento telefonico addirittura con la senatrice a vita Liliana Segre. Noi andiamo a far sentire giusto un estratto ai nostri telespettatori e poi torniamo in studio per commentarlo. Ascoltate. Non posso fare queste promesse perché io quando prometto mantengo, e invece in questo caso è difficile adesso muovermi. Io a Pesaro sto d'estate e ci sto anche 3 mesi, quindi per venire da Pesaro a Monbaroccio posso venire con gran facilità, ma al di fuori di quel periodo mi sposto poco. Va bene. Quindi non mi sento di fare promesse, assolutamente. Mi dispiace, perché nel buio accendere una luce di questo genere è stupendo, soprattutto di questi tempi che un po' bui sono, però io sono anche molto sincera, non mi sento di promettere, però così come sono stata puntuale oggi a questo appuntamento lo potrei essere anche per telefono, con un video, col giorno. Accettiamo, anche perché di promesse sono come lei, dottoressa, forse in campagna elettorale non ho fatta neanche una e quindi mi associo pienamente a quello che dice. L'attendiamo naturalmente a braccia aperte, noi e tutti i ragazzi delle scuole che ho qui davanti che l'ascoltano con estremo entusiasmo. Senta, io mi scuso tantissimo, sì, con chi vorrebbe ancora parlare con me, ma io ho proprio sotto la scorta che mi ha adesso segnalato che dovrei scendere perché ho un altro appuntamento tra 20 minuti, certo. E Milano ad attraversare è un po' difficile, quindi mi scusi per tutti gli altri con i quali non riesco a parlare, ma sono contenta molto di aver parlato fino adesso con rappresentanti grandi e piccoli di Monbaroccio. Su quelli piccoli lei mi perdonerà, io conto più che su quelli grandi. Concordo. Grazie Liliana. Grazie senatrice, grazie. L'applauso è tutto per te. Ed ecco qua, dicevo, abbiamo fatto sentire insomma 1-2 minuti circa, ma la telefonata è durata 10-11 minuti, avete sentito anche gli applausi della sala. Prima la senatrice ha dedicato un po' del suo tempo anche dei ragazzi che hanno potuto rivolgerle direttamente delle domande. Partiamo intanto da questo premio, un premio che nasce da che cosa? Nasce dalla volontà di insegnanti nel 2011, in particolare mi sento di ringraziare Beatrice Vincenzi, perché fu la prima che raccolse insieme all'Antonia Caporicci quel trafiletto dentro il giornale Credo Avvenire, quella volta dove in 4 righe si indicava un percorso, lo raccolsero e dopo 7-8 anni sfociò in quella che fu già a maggio dell'anno scorso
una magnifica manifestazione che raccolse 88 progetti scolastici, anzi scuole che vennero da tutta Italia, al Beato Sante. Naturalmente non ci fu quella di Mombaroccio, non ci sarà quella di Mombaroccio, perché visto che potrebbe esserci qualche conflitto di interesse, certo. Però saranno parte della giuria, saranno parte partecipe. È un progetto che partì l'anno scorso con l'amministrazione precedente, ma che ha anni addietro un percorso lungo e che fu premiato anche dal Presidente della Repubblica. Quindi è un percorso che quest'anno incentiviamo ancora di più e che, grazie all'intervento che abbiamo sentito poc'anzi, ci rinvigorisce ancora, perché sentire una senatrice ancora con oltre 90 anni con questa energia non può far altro che darci grandissima soddisfazione. E quindi a maggio vorremmo portare a termine il percorso, che è già il bando è già pubblicato sul sito del Comune. Parlavamo della famiglia Sarano, ci racconti un po' anche la storia, perché magari non tutti i telespettatori in questo momento risiedono a Mombaroccio. La famiglia Sarano ha, in questo momento ci sono tre sorelle che vivono a Gerusalemme e che sono invitate poi a maggio a partecipare a quella che sarà la premiazione. E la storia l'hanno vissuta, o meglio, la vita l'hanno salvata all'interno del Beato Sante, grazie a padre Bancorsini, alla famiglia Perazzini, alla famiglia Ciaffoni, che grazie a quella che è la volontà e la solidarietà che allora, ma come oggi, è manifestata da tutti i mombaroccesi, permette a queste tre sorelle di essere in vita e di portare avanti quella che è la memoria e le difficoltà che subirono in quel periodo. È un periodo che va ricordato, ma come dice la senatrice Segre, va vissuto anche per quelle che sono quelle luci e quelle propositività che debbono premiare i giusti che come i Perazzini e i Ciaffoni hanno salvato queste figure, coloro che si sono salvati, che hanno tanto da dare, tanto da tramandare, sperando poi di riportare nei ragazzi questo percorso, tant'è che alla senatrice abbiamo proposto, e su questo vorrei, ci credo tanto e spero di portarlo a compimento, la realizzazione di una sala, di un museo multimediale atto a far sì che si ricordino i giusti e tutto quello che di positivo si è tratto in mezzo a quel buio. Beh, sarebbe una bellissima iniziativa. Me lo auguro, speriamo di portarlo. La senatrice, insomma, ha fatto capire che probabilmente non ci sarà, anche perché è difficile spostarsi, anche la sua età, poi ha tantissimi impegni, però se riuscirà a mandare un video... Noi l'attendiamo di cuore. E noi ci fermiamo invece per qualche istante di pubblicità, poi torneremo a parlare di tutti i progetti che riguardano Mombaroccio. Fra poco. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Mombaroccio, Emanuele Petrucci. Sindaco, devo dire che non ci sono polemiche, non ci sono richieste in questo momento, per cui forse i cittadini hanno più la curiosità di sapere da lei quali sono i progetti prima di fare richieste o magari di criticare, suppongo. Comunque avete in sovraimpressione sempre i numeri di telefono di riferimento per intervenire in diretta telefonicamente oppure per inviarci un messaggio utilizzando anche l'applicazione di WhatsApp. In mano, vedo che in questo momento lei ha un defibrillatore, perché Mombaroccio è un comune cardioprotetto. Uno degli obiettivi che si è posto l'amministrazione comunale è proprio quello di riuscire a dotare diverse frazioni di questi strumenti salvavita. Fondamentali. Fondamentali. Fondamentali, perché noi abbiamo una tempistica di soccorso intorno ai 18-22 minuti. Tanto. Tanto, perché Fano, Pesaro e Vallefoglia e Calcinelli sono i quattro luoghi laddove l'ambulanza deve partire per raggiungerci. E spesso con le difficoltà, con i tragitti, con la viabilità, i tempi a volte non vengono nemmeno rispettati. E poi quando si parla di infarto, di malori, insomma, ci sono pochi minuti per poter agire. I primi 5-10 minuti sono fondamentali. E quindi sapere che dall'anno nuovo, quindi da gennaio, ogni frazione, la macchina dei vigili, sarà dotata di defibrillatori, questo grazie anche all'associazione Formiamoci, che ci ha fatto il corso gratuitamente, quindi non abbiamo speso un soldo, ha formato 24 persone del territorio e altre persone saranno formate nell'anno successivo. Grazie alla donazione di una banca, e questa mi sento di citarla per ringraziare, perché è stata la BCC di Pesaro che ha dato un forte contributo insieme ad altre aziende del territorio che hanno donato gratuitamente delle risorse alle nostre casse per far sì che potessimo acquistare per circa 8.000 euro l'acquisto di questi 5 defibrillatori.
E avere un comune cardioprotetto è una delle cose che ci siamo prefissi e l'abbiamo portata a termine grazie al buono che c'è dentro il territorio e dentro le persone che lo compongono. Considera anche questo, Simone, che oltre alle frazioni in area industriale, che è un'area importante del territorio, aziende hanno al loro interno altri defibrillatori che possono essere usati all'occorrenza. Quindi stiamo sperando di non utilizzarli mai, ma sicuramente abbiamo una speranza in più per coloro che possono soffrire di quello che purtroppo il cuore a volte ti porta e ti compromette. Avete promosso anche dei corsi proprio per abilitare determinate persone all'utilizzo? Corso di BLSD, ne sono intervenute appunto 24 persone, abbiamo formato tutti su base volontaria e venerdì mattina abbiamo invitato sia i volontari sia coloro che hanno donato le risorse a un piccolo ringraziamento presso la sala consigliare. Quindi questo ci tenevamo, il percorso alla salute è un percorso che vorremmo affrontare sul territorio in maniera importante, siamo in contatto con l'associazione diabetici, siamo in contatto con altri percorsi che devono riguardare la tutela e la salute del territorio. Mi sento di fare un piccolo, visto che siamo sotto Natale, una piccola richiesta ai nostri teleascoltatori, ma anche ai cittadini di Monbaroccio. Abbiamo una forte relazione con l'Avis sul territorio, non serve a volte fare chissà quali regali, ma un regalo molto semplice è quello di donare anche il proprio sangue, perché fa stare bene al cuore e alla mente, ma soprattutto salva una vita umana. Sono una donatrice di sangue da tanti anni, per cui quello che diciamo sempre è che non si può riprodurre il laboratorio. Ci sono tante persone che sono in buono stato di salute e che quindi possono salvare davvero la vita a tante altre persone. Grazie per questo appello, sindaco, che ha fatto. Cambiamo decisamente argomento. Avete puntato anche sulla comunicazione, avete deciso di dare un nuovo look al sito web, perché non tutti i cittadini magari sono così capaci di stare a ricercare informazioni o comunicazioni da parte dell'amministrazione comunale, anche perché logicamente il sito può essere visitato dal giovane ma anche dalla persona un po' più adulta o addirittura anziana. Quindi una rivoluzione del sito internet. Ci tenevamo a fare questa modifica anche perché riusciamo ad avere un sito che funziona anche su più lingue, cosa che insomma diventa fondamentale anche per i turisti che vengono nel nostro territorio, ma soprattutto perché diventa molto più d'impatto, molto più accessibile, molto più fruibile. E questo è un lavoro che ha seguito tantissimo il nostro consigliere Oliva, uno degli altri che non ho accennato prima, ma che comunque la delega alla comunicazione. E altri percorsi come una pagina di crowdfunding andremo a creare per poter fare le donazioni, visto che queste erano più legate a un percorso di società, quello futuro potrebbe essere un percorso dedicato anche alla volontà su base di progetti che andremo ad avanzare ai cittadini, di proporre anche donazioni volontarie anche di piccoli importi. E sul percorso di digitalizzazione ci terrei a far presente che siamo in ANPR, uno dei primi comuni a entrare nell'era dell'anagrafica digitale. Vuol dire che se sei a Milano e hai bisogno di un documento, un certificato che dovresti ritirare a Monbaroccio all'anagrafe, lo puoi tranquillamente ritirare a Milano, perché Milano è uno dei comuni che è in ANPR, così come altri 3.000 comuni ad oggi sugli 8.000, ma che comunque quando entrammo noi ci ha permesso di portare a casa anche un 1.500 euro di bonus, perché fummo tra i primi comuni, in particolare della regione, ad accedere a questo servizio. Beh, una bella agevolazione in tal senso. Ma sì. Parliamo invece di bilanci preventivi. Quando lo approverete? Andiamo il 24. La Quindi anche la vigilia di Natale fa lavorare tutto il consiglio. Qualcuno mi ha maledetto, però sì, lavoriamo anche la vigilia di Natale, siamo un pochettino legati anche alla finanziaria, però ci tenevamo ad andare alla resa dei conti per il prossimo anno quanto prima, e quindi non aspettare ulteriore tempo e cominciare a mandare in previsione quelli che sono i progetti da portare a casa, finalmente con il nostro bilancio e non a supporto di chi prima c'è stato, insomma. Ecco, ci parli di questi progetti, su che cosa pensate di intervenire? Beh, abbiamo importanti progetti per quello che riguardano il Beato Sante, che ha bisogno sia di una ristrutturazione in termini strutturali, il campanile verte di nuovo in uno stato obbrobrioso, mi passi il termine, perché a fronte di lavori fatti circa 2 anni fa è quasi tutto da rimetterci mano, ma anche culturali, perché all'interno di quel convento avremo delle idee molto molto importanti che spero da qui al prossimo anno di portarti con le dovute nozioni, perché sarebbe veramente una chicca per il territorio e non solo. Abbiamo interventi importanti per il borgo, per il centro storico, ha bisogno di necessità
Palazzo del Monte. Palazzo del Monte è quella che è una ferita aperta che insomma dobbiamo cercare di rimarginare. E i contatti con la regione sono importanti, i contatti con il ministero stanno avanzando, abbiamo avuto il supporto di due professori dell'Università di Sant'Antonio, Stati Uniti, per capire insomma se possiamo creare una correlazione passando per Urbino e investendo su quel palazzo in termini culturali e non solo. Quindi si potrebbero anche intercettare delle risorse? L'obiettivo è quello. L'obiettivo è quello, perché gli interventi strutturali che al momento sono richiesti sono ingenti per il nostro, comune. E fare un qualcosa che ci permette di fare rete, perché oggi rete è fondamentale per ottenere le risorse, ci deve instradare per portare a casa quelle che sono le risorse. Altri progetti riguardano Villa Grande, andiamo a riguardare il PRG anche nell'ottica della viabilità di quel paese, di questa frazione, che poi è anche la mia, tra virgolette. Abbiamo progetti che riguardano un recupero al Cairo di quella che è la festa della Tagliatella, per quello che è il locale che li ospita, quindi il rifacimento della pista, ma in primis ripartiamo con quello che è il rifacimento dei sanitari, perché sono un intervento importante. Altro intervento importante lo dovremo fare su Montegiano per garantire e far sì che la festa di Montegiano c'è, la nostra festa della crescita Saicocon, possa dare la continuità al lavoro svolto e quel prezioso lavoro svolto dai volontari, che ha bisogno di una locazione per poter far sì che, ma anche Montegiano vive e quando, guarda, questa è stata una cosa che è venuta fuori in campagna elettorale quando studiavamo i nostri progetti. In Montegiano abbiamo Giano, che è una figura mitologica importantissima. Quest'oggi l'assessore Sani ha inviato a tutti i paesi, o quanto più possibili, o comuni o città con Giano al loro interno, l'ottica di creare una rete legata sul mito di Giano. Quindi Montegiano è anche cultura, oltre che promozione del territorio legata all'evento che conosciamo e su cui insomma siete venuti anche voi. E Beato Santo è importantissimo. Magari per poter lavorare insieme e realizzare qualche iniziativa, magari. Certamente sì, a lui. Penso fare rete, fare turismo e fare cultura legata a questa figura. Diventa fondamentale cercando di creare proprio un museo dedicato a Giano. Quindi nei 5 anni ci siamo messi questo obiettivo, che secondo me può avere un valore aggiunto per quella frazione. Frazione che diventa fondamentale anche per l'olio, ne ho parlato l'altro giorno nell'incontro che abbiamo avuto a Colle del Metauro su quella che è la via dell'olio, l'ho chiamata, cercando di passare per Fano, salendo per Colli, Cartoceto e finendo al Beato Santo e passando per Montegiano. Un progetto importantissimo ce l'abbiamo su Villa Grande e Monbaroccio, è un progetto di 150.000 euro che ha seguito l'assessore Sani e che permette di collegare le due chiese di San Marco Monbaroccio e di Santa Susanna a Villa Grande passando per la via del Pontaccio, e tutto nell'ottica della cultura, passando per Ciro Pavisa, artista fondamentale su cui vorremmo allestire la mostra che è già in essere su Villa Grande, per quanto in maniera più piccole e circostanziate diventerà più importante nella chiesa di San Marco come mostra espositiva. Quindi ci sono parecchie situazioni in ballo e anche importanti. Ci ragionerete dunque insieme alla giunta prima e poi insieme al consiglio comunale. Esatto. Adesso vorrei far vedere una fotografia che riguarda lo spazio, uno spazio dedicato ad una casetta dell'acqua. Esatto, esatto Simone. Abbiamo intercettato 20.000 euro da ATO, naturalmente anche qui senza tirar fuori un soldo dalle casse del comune, e che ci permettono di allestire la prima casetta dell'acqua nel territorio. Abbiamo scelto le scuole per un motivo chiaro, quello di insegnare il rispetto del valore dell'acqua, quindi chi meglio dei ragazzi insomma si può interfacciare su questo per riportare poi nelle loro famiglie gli insegnamenti che vengono da ciò. Un'acqua che sicuramente sarà controllata e che permette anche di evitare il consumo di plastica. Soprattutto, esatto. Infatti nel crowdfunding che andremo a creare, uno degli obiettivi che ci permetteremo di inserire a gennaio sarà quello di acquisto di borracce dedicate ai ragazzi delle scuole. Spieghiamo magari anche alle persone un po' più anziane, no? Permetterebbe sostanzialmente di fare delle piccole donazioni su una voce dedicata. Sempre in rete. Sempre in rete, magari tramite i nipoti, se magari usano un po' meno i social o i network, e donare qualche euro da destinare su una voce di bilancio ad hoc che il comune impartisce, in modo tale che quelle risorse possano poi essere destinate all'acquisto di borracce per i ragazzi.
Raggiungendo una quota, credo, una quota, minima. Esatto. Se si riuscisse a raggiungere, poi sarà possibile finanziare questo progetto. Esatto. Andiamo agli eventi, partiamo dagli eventi natalizi, perché c'è stato un boom di presenze a Monbaroccio per i mercatini. Vediamo adesso qualche immagine, qualche fotografia. Anche Fano TV è venuta a riprendere alcuni di questi momenti davvero suggestivi. Visitatori provenienti da tutta Italia, decine di pullman, un grande lavoro della Proloco che ogni anno si impegna per migliorare tutte le varie iniziative offerte, manifestazioni, ricordiamo che è inserita anche nella rete degli eventi del Natale che non ti aspetti, quindi a livello provinciale, nevicata artificiale che piace tanto soprattutto ai bambini, gli addobbi, laboratori anche di pasticceria, ecco, vediamo qua le varie casette in legno, l'albero, quindi dicevamo tanto lavoro dietro. Molto, 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 molto. Mi permetto di ringraziare la Proloco, il presidente Damiano Bartocetti e tutti i volontari, la vicepresidente Ilaria, Bea e tutte quelle che hanno lavorato insieme a lui e con lui al suo fianco, perché è stato un lavoro veramente di comunità. Noi come amministrazione ci siamo messi al servizio e abbiamo cercato di collaborare quanto più possibile, ma il lavoro fondamentale lo fanno i volontari, e fra i vari volontari questa sera mi permetto, Simone, di rubarti solo un secondo per salutare Bari Siacucci, che oggi è stato ricoverato, eccoli qua, è stato ricoverato presso l'ospedale di Pesaro perché domattina dovrà fare un intervento, e quindi grossa vicinanza da parte mia, dell'amministrazione comunale e di tutti i monbaroccesi. Aggiungiamo anche quella della redazione di Fano TV, che tante volte ha avuto modo di intervistare Varis. È una colonna portante. Questa è una foto bellissima che abbiamo fatto l'ultimo pomeriggio dopo che hanno finito il pranzo, i volontari erano le 5, quindi cominciavano a mangiare a quella volta, quindi 5 e un quarto. Beh. E che erano sfiniti. Sfiniti, perché questa è la cucina del tendone, tutti coloro che hanno collaborato e all'interno del ristorantino che si era creato, che hanno fatto un ottimo lavoro, ma i numeri sono sempre più importanti perché si parla di circa 20.000 presenze, quindi insomma il lavoro è ingente, importante. Fortunatamente a livello di sicurezza è stato fatto un lavoro importantissimo, la viabilità ha funzionato benissimo grazie alla protezione civile e a tutte le forze militari che sono intervenute, ringrazio il maresciallo, ringrazio i responsabili del presidio dei vigili, tutti coloro che sono comunque intervenuti, anche i volontari della Croce Rossa che si sono tanto adoperati, tutto è filato bene, il tempo ci ha aiutato perché questa volta, quest'anno fortunatamente anche il tempo ci ha dato una mano. I bambini erano soddisfatti anche della casa di Babbo Natale, dei biscotti che andavano a prendere, un grandissimo ringraziamento anche alla scuola alberghiero che insomma si è adoperata, è un importante, mi sento veramente di fare un grandissimo ringraziamento anche alla casa famiglia perché si è data un sacco da fare per accogliere questi ragazzi che ospitava all'interno della propria casa e laddove i bambini potevano spedire a Babbo Natale le proprie lettere con le loro richieste per Natale. Fantastico, beh, c'è stata sicuramente anche una buona comunicazione perché riuscire a portare a Monbaroccio persone provenienti da tutta Italia, esatto, non è semplice all'inizio, eppure l'arrivo di tanti pullman confermano appunto che c'è stata una buona informazione. Esatto, considera che questo era un mercatino che partì nel 2000 dal chiostro perché lo seguiva la parrocchia. Il chiostro siamo a circa 100 metri quadri, 120 metri quadri. Si è ampliato negli anni per passare dal chiostro alla piazza, è passato dalla parrocchia alla gestione comunale, per poi esplodere fra gli anni 2010, 2011, forse anche prima, 2007, 2008, e arrivare a quelli che sono i risultati che da un chiostro ormai riempiono un intero borgo. Fantastico. Passiamo invece alla promozione sociale. Ci sono anche qui delle cose da raccontare, penso al reparto di pediatria. Siamo stati, sì, il mercatino è uscito dalle mura del nostro borgo medievale rinascimentale, oso dire anche rinascimentale perché Guidobaldo per una figura rinascimentale che ha un valore aggiunto, è uscito da quelle mura storiche per entrare nel reparto di pediatria e quindi il Babbo Natale è uscito dalla sua casetta di Monbaroccio ed è giunto l'altro giorno in pediatria a consegnare piccoli doni ai bambini che tanto ne hanno bisogno e che e nel vedere la vicinanza di qualcuno, qualche storia letta, qualche figura nuova e qualche regalo depositato, beh, sebbene tutto piccolo, credo che ci faccia passare anche a noi un bel Natale. Assolutamente sì, ma penso molto anche a loro, quindi un bellissimo gesto.
Andiamo all'RSA Briciotti, anche qui un argomento un po' tosto, caldo, difficile. Dicevamo prima di iniziare la puntata che ci vorrebbe davvero una puntata intera soltanto per parlare di questa struttura sociosanitaria. È una struttura che nasce prima della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, che hanno costruito i Monbarroccesi mattone dopo mattone. Una struttura costruita in quattro stralci, che ad oggi è RSA, 40 posti convenzionati. È fruita per circa 32-33 posti, è una struttura che i Monbarroccesi, sebbene negli anni 80 sia passata la regione, ancora sentono loro, come io sento mia. È una situazione un pochettino di studio. È una situazione di studio perché sono stati fatti rilievi statici e sismici per capire quale sia lo stato di salute della struttura. Che sono finite proprio in questi giorni, mi diceva. Esatto, venerdì hanno finito i rilievi, aspettiamo quello che saranno i responsi per poi capire insieme alla regione quale percorso intraprendere su questa struttura. Naturalmente, essendo un edificio costruito su più parti, c'è una parte di 1500 metri quadri, quella attualmente fruita, che essendo degli anni 70 ha uno stato di salute di diverso rispetto a quelle che sono le prime strutture costruite fra gli anni 40 e gli anni 50, insomma, che insomma, hanno qualche difficoltà in più, no, obiettivamente, ma attualmente non sono accessibili. Quindi è il momento delle perizie. È il momento delle perizie, ma mi auguro che dopo le perizie sia anche il momento di valutare con la sanità regionale quale sia il percorso migliore su quella struttura, che negli anni 80 era la prima, che era la pet therapy, cosa che oggi va, ma lì si già addirittura negli anni 80. Era un lavoro immenso. Bravo. Che fecero, guarda, ne parlavo anche poc'anzi con Marco Spinacci, che è un altro, il nostro consigliere, che sta seguendo la struttura su tutti i fronti, e pensare che noi avevamo gli ospiti, io li chiamo ospiti, che giravano per il territorio, che giravano nel borgo, difficoltà mentale ne avevano, ma erano diventati parte integrante della famiglia dei Monbarroccesi. Era un qualcosa che altri non avevano, perché, perdonami la brutalità, a volte era facile rinchiuderli dentro una stanza e far sì che lì facessero e decorressero le loro giornate. Da noi invece si viveva in maniera diversa: la mattina si faceva la barba, si portavano in giro, si pulivano, si curavano. Come dovrebbe davvero essere in tutte le strutture. Sicuramente anche la vicinanza degli animali, in questo caso, può strappargli un sorriso. Certo. E sicuramente fanno tanta compagnia. Un grosso contributo emotivo, morale e sociale per tutti. Quale può essere il destino? Quale potrebbe essere? Il destino. Quali sono le possibilità? Io mi auguro di avere una forte collaborazione con la regione, perché noi abbiamo parecchie idee da proporre, da vagliare. Credo che ci sia anche da parte della regione stessa la volontà di condividere alcuni percorsi, naturalmente se sono predisposti nel piano regionale, però l'obiettivo di tutti è di dargli delle prospettive. Spero che queste prospettive siano quanto più importanti, questo sì. Vediamo qua, teatri d'autore, un'altra locandina, qui parliamo di Ama. Abbiamo fatto, tramite il nostro vice sindaco, ma soprattutto sono insieme all'assessore alla cultura, la dottoressa Sani, una scelta anche importante, perché per noi sono risorse che, quando vanno destinate alla cultura, per noi sono importanti e di valore. Magari non me ne vogliono i Monbarroccesi, potremmo rischiare di fare una strada in meno o meno un'asfaltatura in meno, però ci indirizziamo fortemente su quello che è il percorso culturale. Questo è un percorso che ci vedrà coinvolti in Amat da gennaio, grazie al contributo che abbiamo messo come amministrazione comunale, ma grazie anche al grosso apporto della dottoressa Ferrati, che ha collaborato con la dottoressa Sani. Quindi andremo il 24 gennaio con la prima rappresentazione a teatro, ne seguirà un'altra il 13 di marzo, per poi chiudere nel periodo di maggio, il 10 di maggio, con quello che è l'evento dedicato ai bambini. Speriamo di farlo nel giardino del Palazzo del Monte. E eventi di alto profilo che secondo me portano Monbarroccio là dove deve stare, cioè in alto a livello culturale, perché è un borgo che culturalmente può e deve dare tanto. Leggermente invece il titolo di un'altra iniziativa, avete giocato un po' su questo titolo, davvero interessante, anche qui si parla di cultura. Molto, è un percorso che ha attivato la dottoressa Sani e che si svolge ogni mercoledì di ogni mese da settembre a gennaio fino alla prossima che vediamo, ma se va avanti così sicuramente arriveremo fino all'estate, perché sta facendo un lavoro egregio, sta coinvolgendo tante persone anche di fuori comune e soprattutto sta portando delle eccellenze sul territorio. Vedi il prossimo, che è Eri De Luca, che insomma
ha tutta la mia stima e quella di Monica che ha scelto di portarlo e che insomma valorizza la cultura della nostra biblioteca e di quello che è il gusto di leggere. Abbiamo, Sindaco, una persona che vorrebbe parlare con lei, quindi sentiamo subito chi c'è in linea. Buonasera. No, è saltata. Non ce l'abbiamo ancora. Allora andiamo avanti con questa lucandina. Musicalmente. Musicalmente è una collaborazione che abbiamo avuto insieme alla struttura del Bevano con persone che hanno difficoltà mentale, ma che porteremo a Mombaroccio sabato mattina. Invitiamo tutti a partecipare perché rappresenteranno quello che è il lavoro svolto da queste persone che ho conosciuto presso la struttura stessa e che mi hanno dato una grandissima accoglienza ed è stato veramente emozionante. Per fare un musical a Mombaroccio, all'interno del nostro teatro, e quindi porteranno a Mombaroccio quello che è il lavoro fatto dall'associazione Serrare Bevano presso Mombaroccio. Sindaco, mi dicono che purtroppo non riescono a contattare questa persona, peccato perché saremmo stati curiosi di ascoltare la domanda. Io la ringrazio davvero per essere stato nostro ospite, come dicevamo all'inizio è venuto qua nei nostri studi a Primo Cittadino per la prima volta, abbiamo ripercorso un attimo la sua esperienza politica, i primi atti, i progetti, quindi credo adesso che i cittadini si aspettino prima di vedere i fatti, poi magari eventualmente di chiedere o di criticare, perché le critiche costruttive immagino che debbano essere sempre accolte. Certamente sì, io ringrazio voi per l'invito e approfitto per fare gli auguri a voi, a tutta la redazione e a tutti i cittadini di Mombaroccio e a tutti i teleascoltatori. Grazie. Grazie davvero al sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci, anche noi vi salutiamo e per quanto riguarda Primo Cittadino vi diamo appuntamento a gennaio del 2020. Domani mattina torna la nostra informazione con la rassegna stampa in diretta alle ore 7, fra poco invece alle 22.30 il telegiornale di mezzasera. Grazie ancora sindaco e buona serata a tutti voi. Buona serata.